Sabato 21 e domenica 22 maggio nei Giardini Reali, le proloco del territorio della città metropolitana di Torino sono state protagoniste dell'edizione 2016 della manifestazione Paesi in Città Proloco in Festa. Le associazioni locali, coordinate dal Comitato Provinciale dell'Umpli, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia, hanno presentato la cultura, le tradizioni, il folklore, l'artigianato, i piatti e i prodotti tipici di paese e città del territorio. Sin dalla prima edizione, tenutasi nel 2006, l'evento è stato organizzato dall'Umpli in partnership con la provincia, ora città metropolitana, con il patrocinio e il sostegno della Regione Piemonte, della città di Torino e della Camera di Commercio. Questo, diciamo, evento consente di far conoscere ai cittadini di Torino le tante tipicità, specificità, le tante ricchezze del territorio metropolitano, del territorio dei tanti comuni che costituiscono la città metropolitana di Torino, e credo che sia un evento interessante e che sarà coronato da grande successo, perché c'è sempre di più fame di conoscere e di sapere, tanto più di conoscere e di sapere tradizioni, storia, cultura, usi, costumi, gastronomie del proprio territorio. E qui abbiamo una vetrina fantastica. E ancora una volta desidero ringraziare tutte le Proloco. Riteniamo che il tema delle Proloco sia un tema molto interessante, anche perché sono quelle che assicurano il presidio del territorio grazie alle attività che fanno e creano una coesione, una cultura che è molto importante. Nella globalizzazione, quindi in un mondo dove è tutto uguale, tutto massificato, l'esperienza che uno cerca quando si sposta è l'unicità, e l'unicità si trova soltanto quando si riesce a trovare, a scoprire delle piccole chicche. Quindi per un turista poter essere coinvolto in una sagra, poter essere coinvolto in un piccolo produttore tipico locale è sicuramente un grosso valore aggiunto. La partecipazione delle Proloco presenti a Paesi in Città è stata suddivisa in quattro settori: cultura e promozione turistica del territorio, artigianato, folklore, enogastronomia. Siamo qua a proporre i nostri piatti tipici, che sono la toma di lancio, il salame di Turgia, che sarebbe un salame fatto con la di mucca a fine carriera. Abbiamo fatto questo pentolone proprio per fare della risottata con la toma di lancio oppure col salame di Turgia. Questo qua è quello che facciamo generalmente. Siamo il paese delle fragole, riconosciuto da centinaia di anni, quindi perché non presentarle? Si raccolgono tutto l'anno adesso, purtroppo ci sono delle piantagioni che si possono raccogliere anche a dicembre, ma a San Mauro fanno ancora quello, al mese di maggio la produzione è più grossa. Proloco in Città e anche cultura, ad esempio il comune di Cinzano, che ha promosso l'edizione di questo libro Le colline della tradizione, le fotografie di Don Bellino che documentò il Piemonte rurale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il libro è curato da Giampaolo Fassino. Si parte di negativi dell'epoca, quindi erano negativi in vetro, dove era praticamente riprodotta un po' la vita del posto, non solo. Era un po' il mondo vissuto con gli occhi di un prete che aveva per passione la fotografia. Quindi sicuramente è una grossa fortuna, perché ci ha consentito di ricostruire davvero il paese di Cinzano e anche tantissimi aspetti del Piemonte dell'epoca.